tutti! Come avrete letto dal titolo, oggi sono qua per farvi vedere la nuova palette uscita in casa Moolak Cosmetics. Infatti hanno rilasciato questa nuova palette che tra poco vi mostrerò sulla scia del primissimo prodotto Moolak che è mai uscito, ovvero la Different, che era una palette veramente molto particolare con dei colori non convenzionali, soprattutto per il periodo in cui è uscita. Moolak si è sempre contraddistinta per il loro spirito molto anticonformista e diverso e innovativo all'avanguardia, e devo dire che questa volta anche si sono dimostrati all'altezza, perché hanno sfornato una palette che è veramente qualcosa di fantastico, mai visto prima. Ed eccola qui, la palette è fatta in questo modo, di quelle a chiusura magnetica di cartone con uno specchio all'interno, e tutto il pack esterno è contraddistinto da un motivo marmorizzato, che quindi sapete che già mi ha conquistato da fuori. Da dentro la palette è così. Allora, voi mi conoscete ragazzi, cioè io sono una basic bitch, io mi spavento di fronte ai colori forti, e quindi la sfida per me è stata creare un look con questa palette, nonostante io non sia minimamente brava appunto a giocare con i colori. Cioè diciamo che è un mio limite, mi tranquillizza molto di più utilizzare colori che conosco, che utilizzo sempre, eccetera. Però sono riuscita a creare il look che sto indossando, che devo dire mi piace infinitamente, proprio con questo gioiellino qua. Questo per farvi capire che insomma con questa palette si possono creare veramente tanti tipi di look, perché ci sono tanti colori diversi che accostati in maniere differenti possono creare veramente qualsiasi look possibile, dal più semplice al più elaborato. Io sono andata, credo, per una via di mezzo, nel senso che è un po' più di quello che porto di solito, però per un evento o come una festa, qualcosa, mi troverei abbastanza a mio agio con un look del genere, e sono molto molto soddisfatta del risultato. Spero piaccia anche a voi, spero che insomma vedendo questo video vi venga voglia di sperimentare come ho fatto io. Però vi giuro che la qualità della palette è veramente alta, io mi sono trovata da dio con gli ombretti, poi vedrete ho usato qualche trucchetto soprattutto per gli shimmer, che sono forse leggermente più difficili da lavorare, ma assolutamente nulla di impossibile, anzi, e io il risultato lo adoro, vi giuro lo amo, non riesco a smettere di guardarmi nello schermino in alto. Infatti tipo ci saranno sicuramente dei commenti che diranno smettere di guardare lo schermino in alto, ma non riesco perché mi piace un sacco questo look. Comunque niente, io spero che vi piaccia e niente, vi lascio il video. Allora partiamo con il colore più basic bitch di tutti, che è il primo in alto a sinistra, che è Couture, tipo, cioè non so se lo pronuncio bene, comunque lo vado a mettere con un pennello un po' ampio nella piega. A toccarlo è leggermente polveroso, quindi lo batto un po' via, però si stende perfettamente, si sfuma molto molto bene. E poi vado ad aggiungere Bon Ton, che è proprio un colorino carino. Ora vado ad aggiungere Call Me Queen, che è un bel bordeaux, che però esce un po' fucsia sul pennello, vediamo un po' sull'occhio. Diciamo che esce un po' magenta, come vedete, però molto carino. Questo è meno polveroso degli altri due, più nude. Ok, direi che ci siamo già spinti molto. Quindi adesso io voglio assolutamente mettere Bougie. Questo qua è stupendo, veramente bellissimo. E lo metto direttamente con il dito per vedere un po' il payoff. Ora vado a mettere Expensive, questo che è tipo un coagulo di brillantini dorati, lo vado a mettere al centro della palpebra e basta. Questo ha un po' di fallout, i micro glitter cadono leggermente. Ho come l'impressione di dover bagnare il pennello quando uso Expensive, perché sembra che i brillantini non aderiscano bene. Proviamo così. Ah, decisamente meglio, non credete anche voi? Ok, sì, vi straconsiglio di bagnare il pennello perché è tutta un'altra cosa, cioè così è bagnato, così no. Direi che bagnato rende 10.000 volte di più, mi piace moltissimo. Adesso passiamo alla rima inferiore.
vado a sfumare un po' di Call Me Queen, perché voglio mantenermi sempre su queste tonalità. Non ho voglia di inserirci del blu, eccetera, non me la sento proprio in questo momento, magari più avanti nella mia vita. Lo concentro maggiormente nell'angolo interno e quello esterno, perché poi in mezzo vado a mettere un altro colore. Infatti sotto vado a mettere I'm Witch, che è questo dorato un po' diverso dall'altro, come vedete, però sempre abbastanza riflettente. Anche questo vado a spruzzarlo perché voglio che renda il più possibile. Io direi che posso ritenermi soddisfatta, più di così non ce la faccio ad andare oltre. Metto il mascara Gentleman di Mulac sempre. Voilà, ho completato il look mettendo In My Birthday Suit di sempre di Mulac, la Velvet Ink, così per attenuare un pochino con un nude tutto questo look super mega flashante. Però mi piace tantissimo, vi giuro, mi piace veramente molto, sono molto 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 contenta di aver trovato insomma un modo per utilizzare questa palette, e sono sicura che in realtà con una combinazione di altri sicuramente la userò molto, perché sono colori abbastanza unici, cioè io ho veramente miliardi di palette, però non trovo ci siano colori simili quasi a nulla che possiedo già, quindi ottimo. Se siete alla ricerca di qualcosa di un po' più originale e un po' più appunto differente, io ve la straconsiglio, perché la qualità del prodotto è eccelsa veramente, cioè gli ombretti sono veramente veramente fantastici, e in più secondo me, cioè, si possono creare dei look un po' diversi, soprattutto magari verso Natale tutti questi dorati, shimmer, rossi eccetera possono tornare utili, quindi sono molto molto contenta. Spero che il look vi piaccia, a me devo dire appunto piace molto. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con le immagini di un fulmine, e noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out!